Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa della nostra testata giornalistica. Ovviamente è il giorno dopo la visita della principessa del Belgio Astrid a Manoppello e non solo, anche a Pescara, per ricordare la tragedia di Marcinella, 60 anni da quell'8 agosto del 56 che costò la vita a 60 minatori abruzzesi e 262 persone complessivamente. Dunque l'apertura dei giornali, almeno per quanto riguarda il centro, è dedicata alla visita della principessa. Marcinelle, la principessa in lacrime, questa è l'apertura della prima pagina del centro di Pescara. Astrid del Belgio a Manoppello e Pescara per i 60 anni della strage dei minatori. E vedete la fotografia del momento in cui la principessa si avvicina ai due minatori che hanno deposto la corona d'alloro sotto la lapide che ricorda la tragedia nel paese dell'entroterra pescarese. Andiamo adesso nelle cronache. Telecamere decisive, furti nei negozi con il motorino, ladri identificati, e poi il polo chimico, la Solvè cede, a Bussi arriva il gruppo Todisco. E ancora a Francavilla ieri sera tanto entusiasmo per il concerto di Antonello Venditti, che sfida il maltempo e fa il pienone, città in tilt per l'arrivo del cantautore romano. E poi la cronaca nera, Sub si immerge a Nega, tragedia in mare a Roseto, la vittima aveva 66 anni. Già che siamo nel taglio basso, vediamo il Buongiorno Abruzzo, questa mattina firmato da Domenico Ranieri, disabile laureata respinta dagli avvocati. Una storia che ci parla dell'ennesima problematica relativa ad una persona disabile, laureata da dicembre scorso in giurisprudenza, che cerca di fare pratica legale per sostenere l'esame da procuratore dopo i canonici 18 mesi, ma non riesce a trovare uno studio legale disposto a farle fare pratica. La ragazza che si chiama Alessandra ha lanciato un appello attraverso l'associazione Progetto Comune, ed è residente nei pressi di Castel di Sangro. Ovviamente anche il giornale, anche Domenico Ranieri, si auspica che possa la ragazza trovare finalmente lo studio legale che le consenta di fare la pratica. E andiamo invece adesso sotto la testata nel taglio alto. Arrestati due operatori, botte e morsi ai bambini, l'asilo degli orrori a Milano, ancora una volta asili nel mirino delle forze dell'ordine per i maltrattamenti ai bambini. E poi le Olimpiadi di Rio, mancano tre giorni alla cerimonia di inaugurazione, anche Nadal verso il forfè, sono i giochi delle assenze. Andiamo avanti con la lettura del centro, passiamo alla prima di Chieti Lanciano Vasto. Un testimone ha visto Fabio morire, la polstrada sente l'autista di un furgone, oggi l'addio al motociclista, e dunque l'apertura è dedicata alla cronaca. E poi ritroviamo nella fotonotizia la visita in Abruzzo di Astrid del Belgio, tragedia di Marcinelle, la principessa in lacrime per i minatori morti. E poi nelle cronache i funerali del sindacalista, Bella Ciao e bandiere rosse per Marco Di Rocco, lo ricorderete, il sindacalista che si è tolto la vita sdraiandosi sui binari del treno nei pressi della stazione di Porta Nuova. E poi le immagini shock a Chieti, tornano i vandali per devastare del tutto la scuola, le aule di via Ravizza, le vedete nella fotografia. E poi in Vasto, tragedia sfiorata, scoppia la ruota, tir si ribalta sulla Trignina, ci sono stati disagi alla circolazione. Poi sviene per il caldo dopo la fila, Pollutri, ma allora fuori dall'ufficio postale cade e batte la testa. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, passiamo alla prima pagina dell'edizione Teramana, Sub muore durante l'immersione, abbiamo visto anche in precedenza la tragedia di Roseto, la vittima è un pensionato originario di Atri, di 66 anni, ma residente nella provincia di Roma. E poi nelle cronache, soccorso quasi al buio, alpinista salvato in extremis sul Gran Sasso. E nelle cronache teramane, finanziamenti illeciti, agricoltore denunciato per una truffa
all'Unione Europea. E ancora in Giulianova sul lungomare il parchimetro è rotto e scatta la multa. E in Val Vibrate invece blitz delle Iene in chiesa, Alba servizio sull'organo monumentale non ancora pagato e pignorato. Andiamo adesso a vedere la prima pagina, sempre del centro, dell'edizione aquilana. Fondi sisma non dovuti, è stato denunciato. L'Aquila scatta il sequestro di 250.000 euro per indebita percezione della somma. E poi nelle cronache, progetto case, dimentica il gas acceso, la cucina va a fuoco a Sulmona, VIP in Alto Sangro, Emma sceglie Roccaraso per la prima del suo tour. E in Avezzano Marsica, ospedale di Avezzano, precari dell'ASL cacciati dal lavoro. Sempre ad Avezzano, giovani presi a fucilate, anzi dalle cronache di Avezzano, ma in realtà una notizia che arriva da Celano, prima la lite al bar e dopo scatta l'inseguimento. Cambiamo testata, adesso passiamo al Messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Riviera, giù lo scheletro, Pescara, il comune autorizza la demolizione dell'edificio incompiuto. Tintorelli potrà ricostruire sullo stesso posto ma con un piano in meno. E vedete la fotografia dell'edificio da abbattere. Poi di spalla le lacrime di Astrid, il dolore delle vedove a Marsinelle, la tragedia di Marsinelle, la principessa del Belgio che è restata in Abruzzo e si è commossa all'evento organizzato a Manoppello. Andiamo a centropagina, sequestrato tesoretto all'odontotecnico, L'Aquila l'accusa contributi non dovuti per il terremoto, sequestrati 250.000 euro ad un odontotecnico dell'Aquila che secondo l'accusa avrebbe ottenuto con false dichiarazioni contributi per il terremoto. E a Barrea, il borgo tra le 37 località più ospitali del bel paese, questa è la notizia. La perla del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra le 37 località più ospitali d'Italia, leggiamo dall'articolo. Stiamo parlando del prezioso borgo di Barrea, situato nella Vallis Regia, che si specchia nel grande lago omonimo, un comune abitato da poche anime che conservano ancora la propria identità storica e culturale, entrato a far parte del circuito delle comunità ospitali dei borghi autentici. Andiamo nel taglio basso, Avezzano, preso a fucilate per uno sguardo. Mi ha sparato un colpo di fucile mentre ero a Piazza Aia, così ha raccontato Mohamed Etadili, 26 anni, marocchino, che da anni vive a Celano e che per miracolo non è stato colpito. Impaurito sono fuggito verso la montagna per non farmi prendere e dopo un po' sono arrivati i carabinieri a salvarmi. L'uomo è finito nel mirino per uno sguardo di troppo. Andiamo adesso sotto la testata, nel taglio alto, la rassegna cinestatica al via al porto turistico nel nome di Stanley Kubrick, e poi calcio, il Chieti passa al pool romano, Mariani è il nuovo allenatore, ancora il calcio, questa volta di Serie A, Pescara verrà conteso tra la Sampdoria e l'Inter. Il Delfino ha chiesto ufficialmente l'attaccante Trotta al Sassuolo, contatti anche per l'argentino ex Catania e Samp Gonzalo Bergessio. Adesso andiamo a vedere un'altra prima pagina di quelle regionali, parliamo ovviamente della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Blitz delle Iene durante la messa, tentano di impacchettare l'organo pignorato della parrocchia di Alba Adriatica, ma arrivano i carabinieri. E poi nel taglio alto a Roseto degli Abruzzi, un sub annega durante una battuta di pesca, sempre a Roseto, hotel evacuato per un principio d'incendio, di spalla, viabilità da cantiere, i teramani se ne fregano di cartelli e divieti. E poi a Teramo i disabili scompaiono dal bilancio, a Giulianova invece iniziati i lavori alla scuola di Amicis, e poi denunciato un contadino furbetto, nella domanda inserisce anche i terreni del confinante, denunciato per truffa all'Unione Europea. E poi nel taglio basso la cena politica, Brucchi e Dodo sempre più lontani, e per quanto riguarda gli eventi e gli spettacoli, emozioni in musica, un tuffo negli anni 60 e 70 a Roseto con Bobby Solo e Tony D'Esposito. Mentre a centropagina nella fotonotizia
il Teramo Calcio, il patron Campitelli, chiusa un'epoca, ora voglio i playoff. Questo il diktat del patron del Teramo Calcio per la prossima stagione. Lasciamo le prime pagine regionali adesso e apriamo lo spazio dedicato alla rassegna nazionale con i principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Libia, raid americani sull'ISIS. L'operazione, la prima volta dalla caduta di Gheddafi, bombardata la roccaforte del Califfato a Sirte, chiesti dal governo Serraj, i raid americani. Il Pentagono dice continueremo e anche da Roma arriva il sostegno. E poi andiamo a Roma, rifiuti gli incarichi extra dell'assessora Di Raggi, gli investigatori cercano carte in regione e provincia. E poi a centropagina la fotonotizia, maratona nella savana, 300 runner in gara, correre come antilopi tra i leoni. Andiamo su Repubblica. Libia, bombe degli Stati Uniti sull'ISIS, svolta americana, attacco a Sirte con aerei, elicotteri e droni su richiesta del governo Serraj. L'ordine è partito da Obama, non usate per ora le basi italiane. La Farnesina dice raid per la pace. E poi una notizia che invece arriva dalla giornata mondiale della gioventù a Cracovia. Meningite, ragazza muore a 18 anni dopo la giornata dei giovani a Cracovia. Andiamo avanti con la lettura dei quotidiani nazionali. Questa è la prima del Messaggero. Libia, gli USA bombardano l'ISIS. Primi raid a Sirte chiesti dal governo di unità di Serraj. C'è il via libera di Obama. Impiegati droni contro i covi dei jihadisti. Renzi dice bene, ma da noi né uomini né mezzi. Dunque l'Italia in qualche modo si tira fuori. E poi la giornata mondiale della gioventù era stata a Casa Italia. Il decesso a Vienna, muore di meningite a 19 anni, romana di ritorno da Cracovia. E invece, sempre per quanto riguarda Roma, Cantone rifiuti troppi affari pronti a occuparci di Roma. L'intervista al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, basta dipendenza dalle discariche. Poi raggi e le consulenze dell'assessore Muraro, un golpe del vecchio sistema, blitz del no e sequestrati documenti. Roma, la capitale, non trova pace. Poi c'è un intervento proprio su Roma di Oscar Giannino, il male e la cura, quanto costa ai romani l'emergenza immondizia. Andiamo sulla stampa. Libia, bombe degli Stati Uniti contro l'ISIS. Aerei americani hanno colpito i quartieri di Sirte, dove sono asserragliate le forze del Califfato. L'operazione durerà giorni. Primo intervento chiesto dal governo di Tripoli. L'Italia, ok, raid, ma noi non coinvolti. Poi ritroviamo le botte all'interno di un asilo milanese, botte e morsi ai bambini dell'asilo nido, due gli arresti dopo mesi di indagini da parte dei carabinieri. E poi l'onda di Brexit colpisce le borse, peggiori previsioni per la manifattura britannica da 3 anni e dopo gli stress test titoli bancari KO, UniCredit perde il 9,4%, si salva Monte dei Paschi di Siena dopo il sì della BCE all'aumento di capitale, circa 5 miliardi. E poi nella fotonotizia, dove nascono le voci delle sirene, spedizione per salvare le creature che ispirarono il mito, ora in via di estinzione. Andiamo sul tempo adesso. La RAI è la lingua dei sordi, l'ultima beffa e con diffida. Troppi programmi senza interprete, TV pubblica denunciata, viaggio nel magazzino che custodisce i regali dell'azienda. E poi un'altra notizia che riguarda Roma, bocciata la delibera del Marziano, gli autobus tornano a circolare, si riaprono i fori, schiaffo a Marino. Andiamo sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico italiano che apre con la borsa. Banche e petrolio pesano sui listini. Milano, la peggiore in Europa, cede l'1,7%. L'esito degli stress test dell'EBA sugli istituti di credito non placa le vendite sul settore. Il greggio di nuovo sotto i $40 al barile. Il piano Monte Paschi regge la prova di piazza affari male. UniCredit meno 9,4%. E poi per quanto riguarda l'industria 4.0, incentivi a investimenti e formazione. Questo per quanto riguarda
le anticipazioni sulla legge di bilancio. Andiamo avanti ancora, passiamo a Libero. A proposito di terroristi, ora il Papa esagera un po'. Questa è la posizione del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Francesco nega che i tagliagole siano musulmani, li paragona ai cattolici che uccidono le mogli e sull'Occidente in decadenza. Parla come l'ISIS, va bene che vuole tutelare i cristiani perseguitati, ma così minimizza i pericoli. Dunque questa la critica al pontefice. Poi la Raggi inchioda i romani. Tassa sui rifiuti nella bolletta, così la pagate. Il Fatto Quotidiano ora. Consulenze e affari misteriosi di Boschi Junior e del tesoriere del PD. Conflitto di interessi. Il fratello e l'amico della ministra, soci di uno studio legale. Nello studio di Francesco Bonifazi entra il commercialista Emanuele. Sua sorella è la titolare delle riforme. Con loro c'è anche Federico Giannassi, membro della giunta di Firenze, con Dario Nardella. Nel taglio alto Libia, gli Stati Uniti bombardano l'ISIS su gentile richiesta di Tripoli. Governo di scopo, il premier Serraj, voluto dall'Occidente, ho dato io l'ok. E poi l'inchiesta, la discoteca chiusa 12 mesi fa, il Cocorico un anno dopo, l'ecstasy c'è e si vede. L'Unità adesso, mai più schiavi, il titolo di apertura, finalmente la legge contro il caporalato, diventa un reato lo sfruttamento in agricoltura, sono 430.000 gli sfruttati nei campi, 2 euro l'ora e senza tutele, Martina dice è finita un'era. E poi in questa fotonotizia i caccia degli Stati Uniti bombardano le postazioni ISIS a Sirte, davvero una città spettrale, nemmeno nei film si vedono scene di questo tipo. Andiamo sul Mattino di Napoli che apre ovviamente con la Libia, i caccia USA attaccano lo Stato islamico, raid nella roccaforte del Califfato a Sirte su richiesta del Premier Serraj, il Pentagono conferma operazione limitata nel tempo, la Farnesina l'Italia valuta positivamente ma per ora non c'è l'impegno del Premier dell'Italia. La scuola cambia, basta sabotatori. L'intervista del mattino al ministro Giannini che dice ai prof applicate la riforma. E poi per il calcio il Napoli accende una festa fredda, i 90 anni del club partenopeo, stadio gratis per evitare il flop. Andiamo sul Secolo XIX, il quotidiano di Genova, raid degli Stati Uniti in Libia contro l'ISIS, primi bombardamenti su Sirte dopo la richiesta del governo di Tripoli, preti contrari agli imam a messa, Bagnasco, non capisco le critiche. E poi la Brexit, gli stress test, titoli bancari a picco, si salva solo Montepaschi grazie al piano da 5 miliardi, giornata un'altra pesante in borsa e per le borse europee. Andiamo sul Gazzettino, Turco con la mannaia, tanti misteri, il caso condannato a 20 mesi l'uomo fermato alla stazione di Venezia sarà espulso dopo l'identificazione, nessuna spiegazione sull'arma. Un'identità fantasma e molte contraddizioni, i dubbi degli investigatori. Questa è l'apertura del quotidiano del Nord-Est. Adesso apriamo lo spazio dedicato allo sport con i principali quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo dal Corriere dello sport, Colossal Juve si raduna un gruppo da Oscar, ma occhio, non tutto è a colori. Si parla ovviamente della squadra di Allegri, da oggi i campioni si allenano al completo, da strafavoriti, però Allegri teme le trappole, da Marchisio fuori fino a dicembre che apre un problema a centrocampo e ai rischi psicologici della troppa euforia. E poi l'intervista, Tardelli è sicuro, Higuaín e Dybala è un tandem da Champions, peccato per la partenza di Pogba, ma aggiungiamo noi, era inevitabile fare cassa dopo la spesa per portare a Torino Gonzalo Higuaín. Il mercato ancora Inter, assalto a Gabigol, ora c'è anche l'ok dei cinesi.
Nel taglio basso al San Paolo 3 gol al Nizza, Higuaín nel mirino fischiato, Diego Scalda la festa a Napoli, messaggio di Maradona per i 90 anni del club, io non vi tradirò mai. Invece sotto la testata troviamo il richiamo per quanto riguarda l'Olimpiade, mancano 3 giorni all'accensione della fiaccola Olimpica, giochi da cannibali, Phelps sfido solo me stesso, Bolt il tris sui 100 sarà dura. Andiamo sul Corriere dello Sport, i forzati delle tournée, folle calcio d'estate, più tempo in aereo che ad allenarsi, trasferte estenuanti per le big tranne il Napoli, ma servono, Spalletti dice siamo stanchi. E poi al San Paolo, i 90 anni del Club Azzurro nel taglio alto, Napoli che festa e arriva Zielinski, fischi per Gonzalo Higuaín, Maradona dice non vi tradirò mai, applausi a Milik, preso anche il centrocampista. Nel taglio basso invece l'attaccante si presenta, la sfida di Immobile, Lazio ti piacerò in Francia, i contatti con Lotito e poi il dossier azzurro, l'Italia da medaglia alle Olimpiadi di Rio, puntiamo su nuoto e scherma che tradizionalmente sono due punti forti della spedizione olimpica azzurra. E poi tutto sport, Matuidi, scatto Juve, Witsel, la volta bonus per lo Zenit, 4 milioni di incentivi si aggiungono ai 18 offerti, ma oltre al belga potrebbe arrivare a breve il centrocampista del PSG. E poi Allegri scopre Alves e Higuaín, i due sembrano già avere una buona intesa. E ancora Piazza, qui grazie a Mandzukic, parla il talento croato, con Mario faremo a gara, chi gioca di più voglia alzare trofei, la Champions è un obiettivo. Di spalla il Toro, Mihajlovic, ispettore dei lavori al Philadelphia. E poi nel taglio basso l'Inter, se Icardi resta niente fascia, la ribellione dei tifosi. E poi i 90 anni del Napoli, festa e fischi al Pipita e meno 3 delle Olimpiadi, la pallanuoto di Mario, l'altra Tania, stop a Rio, l'obiettivo è il secondo oro. Questo per quanto riguarda la rassegna dello sport. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il tempo nelle prossime ore, a te. Avremo un tempo decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto ieri, nella giornata di ieri, perché ieri siamo stati interessati dal passaggio di masse d'aria fresca di origine atlantica che hanno dato luogo a un deciso aumento dell'instabilità con dei rovesci, dei temporali che hanno interessato la nostra regione a macchia di leopardo, ma comunque hanno prodotto fenomeni soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, favorendo però anche una generale diminuzione delle temperature. La giornata odierna sarà decisamente migliore rispetto a quella di ieri, con temperature decisamente più gradevoli, tassi di umidità più su valori medi, su valori medio-bassi, quindi una situazione, un caldo gradevole e ci sarà spazio però ancora degli addensamenti pomeridiani sulle zone interne montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Tuttavia gli annuvolamenti poi tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata e nella giornata di domani assisteremo a un ulteriore miglioramento del tempo perché è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea che garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali, quindi anche sulla nostra regione, e favorirà un progressivo aumento delle temperature massime, ma non sarà il caldo dei giorni scorsi, insomma, durante le ore serali, notturne, primo mattino, i valori saranno decisamente più gradevoli rispetto a quanto abbiamo avuto fino a qualche giorno fa. Non ci saranno particolari novità, almeno fino alla giornata di venerdì. Dalla serata di venerdì invece sembra possibile un
deciso peggioramento del tempo su gran parte delle regioni centro-settentrionali, peggioramento da analizzare perché potrebbe coinvolgere anche il fine settimana e anche la nostra regione, quindi una situazione da seguire perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, correnti atlantiche tenderanno a raggiungere proprio le regioni centro-settentrionali, quindi favorendo probabilmente nuove formazioni temporalesche su gran parte del centro-nord. Si tratta questa di una tendenza comunque che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti. Alfredo. Una domanda, siamo arrivati a metà dell'estate, volevo sapere da te insomma una considerazione su che estate abbiamo vissuto fino ad ora dal punto di vista meteorologico. Sicuramente un'estate caratterizzata dalla, diciamo, dall'assenza di rimonte frequenti dell'anticiclone africano. Questa è stata la caratteristica, il fenomeno che rispetto all'anno scorso è venuto meno, non si è verificato o soltanto in pochissime occasioni. Quindi il gran caldo prodotto dall'anticiclone africano non si è verificato. Questo perché ci sono intense correnti atlantiche che raggiungono l'Europa centrale e talvolta riescono ad estendersi sul Mediterraneo a favorire temporali anche sulla nostra regione. È un'estate che assomiglia molto all'estate che avevamo negli anni 60 e negli anni 70, caratterizzate dalla presenza dell'anticiclone delle Azzorre, che porta sì il caldo sulla nostra penisola, ma talvolta lascia lo spazio a delle infiltrazioni di aria umida e atlantica, di origine atlantica, che determina episodi di instabilità e anche un refrigerio. Quindi questa estate, almeno fino a questo momento, è stata caratterizzata da, diciamo, una situazione piuttosto simile a quella che si verificava negli anni 60 e negli anni 70. Quindi questa è la caratteristica fino a questo momento e aggiungo anche che comunque le correnti atlantiche continuano ad essere piuttosto vivaci, quindi non è da escludere che dopo le rimonte di alta pressione che ovviamente avremo nelle prossime ore, queste correnti possono ancora raggiungere la nostra penisola a favorire un nuovo peggioramento del tempo. Questa è la caratteristica di quest'estate, no, al momento però non si prevedono rimonte dell'anticiclone africano. Alfredo. Sì, grazie Giovanni. Allora, prima di salutarci diamo come al solito i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo con la regia di Maurizio Daguì. Torniamo sul sito di abruzzometeo.org, eccolo qui, e poi andiamo anche sulle pagine Facebook, quella personale di Giovanni De Palma la vediamo in questo istante, e poi la pagina di Abruzzo Meteo. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Prima di passare la linea alla pubblicità per il break di metà trasmissione, faccio gli auguri a tutti quanti, si chiamano Eusebio perché oggi la Chiesa celebra e ricorda Sant'Eusebio di Vercelli, vescovo della città piemontese, il cui corpo è ancora venerato all'interno della cattedrale. E allora con questi auguri ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alla notizia della giornata di ieri, cioè la visita della principessa Astrid del Belgio a Manoppello e a Pescara, e dunque questo il paginone dedicato dal centro proprio alla visita della principessa, il titolo La visita reale, la principessa si commuove per i morti di Marcinella, Astrid del Belgio a Manoppello e Pescara, sia la fratellanza tra i popoli. E poi ci sono anche due interventi, quello del direttore del museo del Bois du Cazier, che è patrimonio dell'UNESCO per la memoria, e poi D'Alfonso, anche qui un polo del ricordo, la consigliera di Charleroi da 6 anni nella Val Pescara per onorare i caduti, la tragedia non va dimenticata per evitare che riaccada, queste alcune degli interventi. E poi proseguiamo, i nostri mariti sepolti nella miniera senza vedere i figli
Il racconto di due vedove, la famiglia reale del Belgio ci aiutò dopo il disastro, abbandonate invece dallo Stato italiano. Tra poco sentiremo proprio la testimonianza di una di queste due donne. Ancora, io minatore come mio padre, cinque fratelli, ex lavoratore, indossa ancora la divisa per ricordare le vittime. Dopo la sciagura nacque la sicurezza. L'ex premier Di Rupo, quegli uomini sono il nostro orgoglio. Anche l'ex primo ministro del Belgio, Elio Di Rupo, è stato a Manoppello ad accompagnare la visita della principessa Astrid. Allora andiamo a vedere il racconto della giornata nel servizio preparato da Francesca Romana Testi. 60 anni dalla tragedia di Marcinelle, 60 come le vittime abruzzesi che morirono nella miniera di Bois du Cazier. Era il 1956, l'Abruzzo custodisce la memoria di quel dolore e oggi a rendere omaggio a quegli uomini arriva anche Sua Altezza Reale, la principessa Astrid del Belgio. La sua visita si svolge a Manoppello, comune dal quale provenivano 23 vittime. Al suo arrivo l'emozione e la solennità di un'intera città. Questo è un segno di solidarietà qui dopo 60 anni di questo disastro, infatti è vero, sì, è un segno veramente di amicizia tra i due, occasioni di amicizia tra i due paesi. E c'è da sperare che non succeda mai più, di aver bisogno di andare via e di morire per il lavoro. Esattamente, sì, è vero, sì. Grazie tanto. A stupire tutti, oltre ai modi gentili della principessa, anche la disponibilità a rinunciare all'etichetta e concedersi ai saluti e alle dimostrazioni di ammirazione della cittadinanza. Una gentilezza che riporta alla memoria un'altra visita, quella della regina Paola, avvenuta subito dopo la tragedia. Già me l'avevano detto e non a caso anche la mamma regina Paola è stata così nel 1956, quando purtroppo ci fu la grande tragedia. E la regina Paola andò ad abbracciare tutte le nostre donne, tutti i nostri bambini, quindi la figlia è come la mamma, possiamo dire. Dopo 60 anni c'è stata questa visita istituzionale che è assolutamente eccezionale. In questa giornata Manoppello come l'ha vissuta e come l'ha preparata? Ma Manoppello è da anni che sta cercando di ricordare sempre la tragedia di Marcinelle, non a caso questo sarà uno dei primi appuntamenti molto importanti da cui destinare questa giornata. Non possiamo far sì che i nostri giovani possano dimenticare Marcinelle, perché Marcinelle e Manoppello e tutti i comuni italiani sono il simbolo dell'emigrazione italiana. Un ricordo doloroso per chi quel giorno c'era e ha visto bruciare quella miniera e perso un pezzo della propria famiglia. Lei è la persona che più di tutte può raccontare quello che è successo a Marcinelle. Oggi come l'ha vissuta? Male. Mi è piaciuto perché ho visto che è stato un onore a ricevere la principessa qua a Manoppello, però quel dispiacere, la metà nostra è rimasto là. Qual è il ricordo più brutto di quel giorno? Quando abbiamo sentito si sta a bruciare la mina. È una cosa terribile, il mondo continua, la vita va avanti, però quella visione di quel giorno non si può dimenticare, per niente proprio, perché è stata una cosa fuori del normale, non l'ho visto mai una cosa terribile così. Quanti anni aveva suo marito? 28, 9 anni che già lavorava in mina, c'aveva 19 anni quando è arrivato in Belgio e quando è morto mio marito io c'avevo 21 anni e mezzo. 2 anni e mezzo di matrimonio e un bambino di 20 mesi. La principessa partecipa alla deposizione della corona in memoria delle vittime, tante stelle quante le vite perse l'8 agosto del 1956. La scena più toccante avviene quando la principessa non riesce a trattenere le lacrime. Poi vede due minatori, si avvicina a loro e gli chiede da dove provenissero. Molto gentile, siete stati meravigliosi. Cioè, vedendo, sa come lo so anche lei, un po' vedendo noi da minatori. Certo, gli ha fatto un po' tutto là. Le lacrime della principessa nel vedere la sì, corona. Ci ha colpito un pochettino, anche perché poi quando ha sentito che noi, io sono di Biring, lui di Zolder,
ha sentito un approccio molto caloroso, bellissimo. La visita a Manopello si conclude con una folla che applaude quella visita tanto sentita quanto partecipata, che rende omaggio agli abruzzesi che persero la vita per cercare un lavoro lontano dalla propria terra, una storia che oggi sembra più attuale che mai. Voltiamo pagina, passando alla pagina Abruzzo del Messaggero. Progetto Toto, pressing degli ambientalisti, la verità da D'Alfonso. WWF, Lega Ambiente, Pro Natura, Italia Nostra, Fai e Mare Vivo, modifiche autostradali, vogliamo un'operazione trasparenza. Le associazioni sollecitano il coinvolgimento di tutti gli enti e i soggetti interessati alle nuove opere. E poi l'ambiente, accordo per la riduzione dei rifiuti, un protocollo d'intesa tra Regione e Associazione di Promozione Sociale Rifiuti Zero Abruzzo è stato sottoscritto a Pescara ieri in Regione. E poi la CIS, ripresa regionale a due velocità, il professor Mauro, bene l'industria, male gli altri settori. Spina, segretario della CISL Abruzzo e Molise, uno stimolo dal patto per lo sviluppo. Andiamo a vedere insieme il servizio. Vediamo se è pronto il servizio. Possiamo vederlo insieme, altrimenti andiamo avanti con la rassegna. Allora, lo vedremo tra un attimo. Passiamo per il momento alla pagina Abruzzo della città. Andiamo a vedere anche questa pagina, progetto Bretelle, lettera aperta degli ambientalisti. Le associazioni si rivolgono al presidente D'Alfonso per chiedere maggiore partecipazione nei processi decisionali. E poi il salvataggio, cade durante un'escursione in montagna e si frattura una gamba, un 45enne della provincia di Chieti, ieri è caduto in un'escursione sulla Maiella nel territorio comunale di Caramanico Terme. Nel taglio basso, caso Pellegrini, radicali, positivo l'intervento del ministro Orlando. Sono oltre 150 le adesioni da tutta Italia al digiuno per protestare contro la detenzione dell'uomo Fabrizio Pellegrini, a cui le forze dell'ordine avevano trovato 5 vasetti di cannabis sul davanzale di casa, le cresceva per provare a lenire il dolore che gli provocava la fibromialgia. Vediamo se riusciamo a tornare sul servizio precedente, quello che riguarda l'economia abruzzese. Viene definita da voi duale perché? È duale perché l'economia presenta due velocità. Una velocità connessa alla grande impresa, da un lato è la piccola impresa che viceversa non corre, e dall'altro lato al fatto che un settore, quello industriale, riesce a produrre e riesce anche a stimolare l'occupazione, mentre abbiamo dall'altro lato il terziario, che è legato alla piccola impresa, è legato al mercato interno, che viceversa registra una perdita occupazionale, e questo dato è riferito esattamente al primo trimestre del 2016. Quindi noi abbiamo un prodotto interno lordo che recentemente, come ha stabilito la Svimez, è aumentato del 2,5%, e dall'altro lato viceversa, come dicevo, abbiamo una situazione complessiva occupazionale che non è assolutamente una situazione stimolante. Quali sono le proposte della CISL? Con la Regione abbiamo firmato un patto per lo sviluppo, in precedenza era stato firmato il master plan. Prevedono 109 interventi su progetti che hanno scadenze e risorse già stanziate, una parte quella nazionale, una parte le risorse europee regionali. Se riusciamo a realizzare nei due anni previsti, 2016-2017, i 109 progetti che sono infrastrutturali e riguardano l'economia e prevedono interventi per 630 milioni, noi riusciremo di euro, noi riusciremo a dare quell'impulso alla nostra regione che ha assolutamente bisogno di ridarsi una scossa, e questo secondo noi può essere la scommessa. È se riusciamo a realizzare, se la struttura regionale, la macchina regionale, noi vigileremo, saremo molto attenti, perché su questo abbiamo scommesso parte della nostra credibilità importante. Adesso andiamo sulla pagina di Pescara del Centro. Indagine è una svolta.
realtà identificati i ladri con il motorino. Hanno 20 anni e dispongono di vari mezzi rubati, sono loro i responsabili dei 7 furti nei negozi. E poi condannato ad un anno, arresti domiciliari al ladro del Mantonè di Spalla, giudice di pace Chiavaroli a Penne, unica sede giudiziaria senza arretrati. Nel taglio basso invece il tentato omicidio con l'anticoagulante, la donna resta in carcere, il giudice infatti ha respinto la richiesta di arresti domiciliari, c'è il rischio che contatti il marito e commetta altri reati e dunque la donna resterà in custodia cautelare in carcere. La parabola del campione, stalking, altro arresto per il pugile Zuanel, esce dal carcere, tartassa la compagna in una struttura protetta. Nel taglio basso, via Pellico tra ubriachi e disperati, centro cittadino sempre più assediato, ma per il comune è tutto sotto controllo. Andiamo avanti con la lettura del centro. I controlli dell'Arta, sempre dalle cronache di Pescara, le analisi del depuratore, valori 20 volte oltre i limiti, esaminati gli scarichi dell'impianto di Via Raiale, il forum dell'acqua dall'allarme, lunedì vertice in regione per parlare della costruzione di una nuova struttura. Augusto De Santis dice riscontrate gravi criticità anche in altre zone dell'Abruzzo. L'ospedale La Misericordia dona una sedia a rotelle al reparto di dialisi nel taglio basso. Pignoli fa visita agli anziani, ospiti delle case di riposo. Questa è l'iniziativa del consigliere comunale della lista Teodoro. E poi è morto Camillo Bucciarelli, storico consigliere comunista. Restiamo a Pescara. Il galeone di Eriberto sarà tolto, ma Eriberto avrà un busto in bronzo, cordata di imprenditori pronta a finanziare con 10.000 euro. La figlia del balneatore va messo all'angolo di via Muzzi. Andiamo ancora avanti. Firmato l'accordo, nuovo polo industriale, Bussi la Solvece ed è al gruppo Todisco. Andiamo a vedere insieme il servizio. Solvay lascia ufficialmente Bussi. La decisione è affidata ad un comunicato nel quale la multinazionale chimica spiega che a seguito dell'uscita dal mercato del cloro e dei suoi derivati ha ceduto il sito produttivo di Bussi sul Tirino al gruppo Todisco. Nella nota dell'azienda infatti si legge che il polo in provincia di Pescara non rappresenta più una priorità strategica per le sue politiche industriali. Solvay, recita sempre la nota, ha inteso comunque assicurare al sito abruzzese la continuità delle attuali produzioni chimiche del cloro e dei suoi derivati nell'impianto di elettrolisi a membrana e una serie di specifici prodotti per la detergenza. Da qui l'accordo con il gruppo industriale facente capo all'imprenditore Donato Todisco, che dovrebbe garantire la permanenza industriale e lo sviluppo del sito con il mantenimento e il successivo potenziamento dei livelli occupazionali. Solvay intraprende questa operazione in linea con i programmi delle istituzioni abruzzesi che puntano ad un piano complessivo per il rilancio del polo industriale di Bussi. Nell'accordo siglato con il gruppo imprenditoriale chimico Todisco, prosegue il comunicato, è previsto che Solvay rimanga proprietaria dei terreni e delle aree a monte del sito, nel passato destinate a discariche che attendono la bonifica. Solvay Chimica Bussi, conclude la nota, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle misure di prevenzione ambientali all'interno del sito, ha realizzato un nuovo impianto di trattamento delle acque di falda, asservito alle barriere idrauliche che ne garantiscono l'efficacia operativa. Ora la pagina di Montesilvano. L'INPS nega la pensione che mi spetta di diritto, l'odissea di un esodato, ex dirigente di un'azienda del pescarese, si è visto bocciare per la terza volta la domanda per l'assegno previdenziale, stavolta dice denuncerò l'istituto per danni. E poi a Città Sant'Angelo, Miss Adriatico, l'Ucraina Vanessa, una modella con la passione del giornalismo. E ancora, operatrice a rischio licenziamento, bimba maltrattata, il direttore dell'azienda, aspettiamo gli esiti della magistratura. Nel taglio basso, stazione ferroviaria, via tutte le barriere, i dirigenti di RFI si impegnano a realizzare i lavori entro il 2017 per rendere accessibile lo scalo di Montesilvano a tutti.
Andiamo sulla pagina di Francavilla. Ieri il concertone di Antonello Venditti, ma il tempo e un incidente non fermano Venditti. Francavilla, il cantautore romano, fa il pienone in piazza Sant'Alfonso. Un bus ecologico della Tua rimane incastrato in un sottopasso nella zona foro a sud di Francavilla e si è temuta l'esplosione. Vedete la fotografia con l'intervento dei vigili del fuoco nel sottopasso proprio del foro che porta verso il lungomare, e poi alcune fotografie del concerto di Antonello Venditti. Ieri la città è andata anche un po' in tilt per quanto riguarda il traffico, vista la grande affluenza al concerto del cantautore romano. Scendiamo nel taglio basso a San Giovanni Tetino. Caldarelli, il mio movimento non fa esposti da Vigliacchi. Sempre a Francavilla, veleni per i 30 anni di Buendia, al via oggi la festa ambientalista che non riceve mai contributi dal comune. Andiamo adesso sul Messaggero e andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Stadio di Acquasanta, l'apertura è un rebus completo, l'impianto di videosorveglianza, adesso si pensa a rendere permanente il monitoraggio esterno. Restano numerosi nodi da sciogliere, tra le priorità l'allaccio dell'elettricità alla nuova cabina della FIGC. Ancora non siglata la convenzione con la società per la gestione della struttura in fase di ammodernamento. E poi archeologia, durante gli scavi spuntano le sepolture, stop ai lavori della metro di superficie, scoperta Onna, la sovrintendente Vittorini, dobbiamo capire il valore del ritrovamento. Nel taglio basso, Gabrielli in armi contro il terrorismo. Anche all'Aquila l'invito agli agenti di polizia a portare sempre con loro le armi e mantenere alta l'attenzione sulla lotta al terrorismo, e l'appello rivolto dal capo della polizia Franco Gabrielli, che ieri mattina in quest'ora all'Aquila ha presieduto una riunione operativa. Andiamo avanti, sequestrati 250.000 euro all'odontotecnico per la casa terremotata. Filippo Antonelli ha dichiarato di abitare nell'edificio lesionato, ottenendo così i fondi per i PM Ciccarelli e Picuti. Non sarebbe vero. Il professionista precedentemente è stato coinvolto in un altro filone di una inchiesta post sisma. Ospedali, L'Aquila Avezzano, il parto è indolore, attiva questa procedura con la miscela gassosa di protossido di azoto ed ossigeno. A Paganica, incendio in cucina, ha salvato un anziano all'interno del progetto Case. Nel taglio basso, Aquila Nera, torna libero Stefano Manni, processo a settembre con il rito abbreviato. L'ex carabiniere è ritenuto il leader di un gruppo xenofobo e razzista. Per la perdonanza, gemellaggio con la giostra cavalleresca di Sulmona. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona. Gli spari con il fucile per un saluto. Un marocchino di 26 anni è vivo per miracolo. Sono fuggito verso la montagna per non farmi prendere. È stato salvato dai carabinieri. Per un 34enne di Celano l'accusa è di porto abusivo di armi e minacce, ma non si esclude un'ipotesi di reato più pesante, magari quella di tentato omicidio. A Sulmona, sorpresi in casa a rubare, arrestati dalla polizia due noti ladri. E poi ad Avezzano, Salviano, come cambia la riserva di Pangrazio, gioiello naturalistico. Nel taglio basso, guerra ai morosi, Saca chiude i rubinetti, notizia che arriva dal sulmonese. Per l'azienda 2 milioni e mezzo di euro di canoni non incassati, arrivano gli 007. Andiamo sulla pagina di Chieti adesso. Motociclista morto, c'è l'inchiesta, oggi funerali dopo l'autopsia. Il PM Mancini ipotizza l'omicidio colposo, in procura in arrivo la relazione della stradale. Alle 17 intanto l'addio nella chiesa Mater Domini, il fascicolo è stato aperto contro ignoti, il dolore degli amici, la scomparsa di un ragazzo sempre solare e disponibile con tutti. E andiamo adesso a parlare di depuratori. Incubo batteri, limiti superati di 1400 volte nel depuratore di Chietiscalo. Dopo le analisi fatte dall'Arte, il Forum dell'Acqua lancia l'allarme per l'impianto di San Martino. Nel taglio basso, Tribunale Procura, scatta la vigilanza armata.
Andiamo sulla pagina di Lancianova Stortona, passa il bilancio la partenza di Menna, con 16 voti quelli della maggioranza e 7 contrari, il documento contabile ottiene il visto della civica assemblea di Vasto. Per il primo cittadino e la sua squadra, quello di ieri è stato il primo vero banco di prova per la nuova giunta. E poi un brindisi al trabocco per l'addio ad Ombrina Mare. Ieri insomma, il brindisi dopo una battaglia lunga 8 anni, andiamo a vedere insieme il servizio. Nel gioiello della Costa dei Trabocchi da giorni si può scorgere, alcune miglia a largo, una piattaforma imponente e alla vista anche piuttosto impattante. Ancora per poco, perché la struttura così delineata è il frutto in realtà delle operazioni di chiusura del pozzo del progetto Ombrina, che dovrebbero essere ultimate per metà mese. Il progetto Ombrina infatti è stato sventato, per questo oggi le associazioni ambientaliste si sono date appuntamento al Trabocco Punta Tufano a Rocca San Giovanni per brindare al traguardo raggiunto, frutto di una lunga battaglia. A suon di cortei, proteste e manifestazioni. È veramente un risultato straordinario, perché è rarissimo in Italia e anche nel resto del mondo che delle piattaforme con petrolio sotto, costruite insomma, per metà il lavoro era stato già fatto, smantellino a causa proprio dell'opposizione popolare. Quindi questo ci deve dare il coraggio, la forza di fare ancora di più, che i risultati si possono ottenere, le battaglie le si inizia e le si portano avanti, e quindi da Ombrina impariamo che, ripeto, tutte le altre lotte ambientali qui in Abruzzo meritano lo stesso amore, lo stesso ardore, la stessa voglia. Gli ambientalisti tengono alto il livello di attenzione, perché altri progetti più o meno analoghi incombono sul territorio regionale. Non è un merito delle associazioni ambientaliste, è un merito di tutti gli abruzzesi compresi quelli che sono nelle istituzioni, perché è stata una lotta di 8 anni che ha portato finalmente un caso abbastanza importante a smantellare un pozzo petrolifero che avrebbe provocato danni. Però purtroppo i problemi non sono finiti qua, c'è Spectrum che ingombra con i suoi spazi enormi, c'è i nuovi pozzi di Vasto, c'è il Parco Nazionale della Costa Etatina che dopo 16 anni, ormai 16 anni di attesa, non è ancora stato perimetrato, non è stato ancora varato, ed è ora veramente di smettere di giocare col futuro degli abruzzesi. Gli abruzzesi hanno fatto delle scelte ben precise, occorre che la politica tutta e non soltanto delle piccole parti della politica si decidano ad accontentare gli abruzzesi, perché un futuro migliore è un futuro migliore per tutti. Ed ora ci spostiamo in provincia di Teramo, andando a leggere le pagine interne della città. Cronaca: annega durante la battuta di pesca subacquea. Filippo Peracchia, romano originario di Atri, è morto ieri mattina mentre nuotava vicino al pontile di Roseto. L'allarme: ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la moglie che ha dato l'allarme. Inutili però i soccorsi, Peracchia era già morto. Esperto: la vittima era un sub di esperienza, a trarlo in inganno forse il cambio delle condizioni meteo. Ora la giustizia: Aldo Manfredi nominato presidente della commissione tributaria di Ascoli. Nel taglio basso il calendario: Teramo si torna sui banchi di scuola il 12 di settembre, ponte di Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio, Pasqua dal 13 al 18 aprile. Andiamo ai cantieri in centro città a Teramo. I teramani se ne fregano di cartelli e divieti. La rivoluzione del traffico per i lavori del corso e alla rete gas trova preparatissimi i teramani, già pronti ad eludere le ordinanze. Nei giorni scorsi il comune ha emesso diverse ordinanze per avvisare i cittadini dei cambiamenti temporanei alla viabilità. E poi disagi in superstrada, code per i lavori sulla Teramo Mare, nuovi asfalti prima dell'uscita di San Nicolò. Andiamo avanti, la disabilità scompare anche dal bilancio, i provvedimenti promessi dall'amministrazione per abbattere le barriere architettoniche sono finiti nel nulla. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale, ora parliamo di politica. Si allarga la frattura fra Brucchi e Di Sabatino, la cena politica di Giulianova non sana le divergenze, Dodo: ho visto tutto quello che mi auguravo di non vedere. Andiamo in provincia, la bonifica del Salinello è troppo pericolosa, Paci del PSI lancia un appello a Scarpantonio per inserirla tra le priorità delle manutenzioni stradali. E poi la cronaca ancora: resta grave la turista travolta da un tir sulla A14, vittima di un incidente a Pineto assieme a due amiche, è stata trasportata a Pescara in eli ambulanza. E poi controesito complicato, aquilani e romani bloccati in A24 da un'auto a fuoco.
lungo il traforo. Apriamo la pagina dello sport adesso, tornando sul quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire le pagine dell'Abruzzo Sport per parlare ovviamente del Pescara, il mercato dei biancazzurri. Il Pescara ci prova per l'argentino Bergessio, contatti con l'agente dell'ex sampdoriano, ma c'è il nodo dell'incaggio. Interverre, intanto si riapre la trattativa, i nerazzurri possono inserire Yao o Gnacuori. Forse mercoledì 10 agosto svelate le nuove maglie, sempre per quanto riguarda il Pescara. E poi Oddo recupera coda, domani testa a Vicenza, il difensore in gruppo insieme a Bruno, stamani ultimo allenamento nel ritiro di Palena. La lotta salvezza, Crotone, Empoli, ecco su chi fare la corsa. Oddo mancano tre titolari, il Palermo aspetta rinforzi da Zamparini, i calabresi hanno preso Ricci e Budimir, gli artefici della promozione. Dunque si comincia a guardare anche alle competitor del Pescara. E poi le amichevoli delle abruzzesi, qui c'è tutto il calendario, si parte domani con Vicenza-Pescara, poi giovedì 4 agosto l'Aquila-Paganica, Montorio-San Nicolò, Teramo-Alba-Adriatica, sabato Vastese-Vastomarina e Pescara-Seltavigo, che si giocherà a Castel di Sangro alle 20.30, poi domenica 7 agosto Francavilla-San Nicolò e l'Aquila-Miternina, mercoledì 10 Martinsicuro-San Nicolò e l'Aquila-San Gregorio e sabato 13 San Nicolò-Virtus-Teramo alle ore 17. Nel taglio basso 6.100 tessere vendute, il 13 agosto stop agli abbonamenti, l'obiettivo è superare quota 7.200 raggiunta nell'ultima Serie A per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti delle Pescara. Poi due mesi fa la società aveva annunciato l'acquisto, il Pescara non compra più il Poggio, c'è invece l'accordo con De Cecco per l'affitto fino al 2019. Andiamo avanti, sempre calcio, ma questa volta la Serie D, altri pignoramenti alle società, Pomponi, Chieti ceduto ai Romani, Bianco e Giacomini gli acquirenti, il tecnico Mariani e il DS Gabrielli. Il nuovo gruppo ratificherà oggi il passaggio di consegne, l'allenatore ha molta esperienza nei settori giovanili di Salernitana, Lazio, Alessandria, Ascoli e Grosseto, Mariani che vedete nella fotografia. E poi il DG Scacchioli, abbiamo allestito un Teramo da playoff per quanto riguarda la Lega Pro, il direttore biancorosso, torniamo da Alessandria dopo l'eliminazione in Team Cup, molto soddisfatti ancora, e mancano ancora tre giocatori importanti. Poi il Lanciano, la raccolta fondi quasi un flop, non c'è stato l'apporto sperato dei tifosi alla raccolta fondi conto rossonero, oggi si fanno i conti, si tirano le somme aggiungendo anche gli ultimi soldi donati tra ieri sera e questa mattina e si vede quanto hanno raccolto i tifosi, ma la cifra che c'era fino a ieri sera in banca era davvero bassissima, appena 6.500 euro, davvero notte fonda per la città di Lanciano e Lanciano. E poi l'Aquila, nessun passo indietro sullo stadio di Acquasanta, questa la smentita della società rossoblù. Nel taglio basso la promozione, la FIGC vara i due gironi, gironi importanti in cui troviamo da una parte la nuova società del Giulianova per quanto riguarda il girone A, il Real Giulianova, e poi nel girone B è stato inserito invece il Chieti Torre Alex. Andiamo avanti, i personaggi, storie di sport, Cesaroni in nazionale ma per adesso sono senza squadra, calcio a 5, ritiro con i preconvocati per il mondiale, niente accordo con Acquasapone e non ho un club. Poi la SBEI si prende la corona di regina del pattinaggio, nell'artistico italiano l'atleta di Giulianova conquista l'oro e la medaglia numero 20 ai campionati tricolori. Nel taglio basso Zanardi a Rocca di Mezzo con l'Italia, la nazionale di paraciclismo si allena sull'altipiano in preparazione delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi di Rio. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di TV6 alle ore 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora, vi auguro ovviamente una buona giornata.